Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. Primo piano ancora sul Medio Oriente, dove sembra inarrestabile la spirale di violenza. Nella notte ancora bombardamenti sulla striscia di Gaza, dove i morti sono oltre 170, 1100 i feriti e migliaia i civili in fuga dalle proprie abitazioni. Tra questi la maggior parte sono donne e bambini. Violenza che sembra non fermarsi nemmeno dopo gli appelli del Papa e dell'ONU per un cessate il fuoco. Le ultime notizie con Antonio Soviero. Israele non ci sta a passare per chi ammazza civili palestinesi e diffonde questo video su tre obiettivi di Hamas da colpire a Gaza. Si sentono due voci. L'intera zona è piena di civili, dice la prima. C'è un gruppo di bambini, afferma la seconda. E poi gli operatori sono in attesa. Ci sono 15 persone a 10-15 metri dalla struttura. Li vedo, ricevuto. Passiamo ad un altro bersaglio. Si combatte evidentemente anche sulla comunicazione. Il Ministero della Salute di Hamas parla di più di 170 morti in 7 giorni di incessanti bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Tra le vittime la stragrande maggioranza è composta da civili, donne e bambini, più di 1200 invece i feriti. Alaa al-Masri è seduto al capezzale di sua figlia Mariam. È stata colpita alla testa e ha perso molto sangue. Ero molto spaventato perché è la mia unica figlia. Quando l'ho portata qua i medici mi avevano detto che non sarebbe sopravvissuta. Grazie a Dio, lo stesso di israeliani e palestinesi, Mariam ce l'ha fatta. È una bella notizia tra bombe che cadono, case rase al suolo e funerali infiniti. Nel frattempo sono decine di migliaia i palestinesi scappati dalla striscia di Gaza come meglio hanno potuto. Anche il lancio dei razzi non si arresta, più di 800 finora intercettati, quasi tutti dal sistema di difesa Iron Dome. Alcuni oggi lanciati anche dal Libano e dalla Siria, abbattuto da un missile Patriot israeliano sopra Ashdod, un drone, il primo alzatosi questa mattina dalla striscia di Gaza. Un'escalation di violenze che può far pensare solo al peggio. Sul fronte diplomatico che comincia a premere seriamente c'è attesa per la riunione di questa sera della Lega Araba in Egitto. In giornata il segretario generale ONU Ban Ki-moon ha rinnovato l'appello per un immediato cessate il fuoco, ma le due parti in conflitto non ci pensano nemmeno. Israele continuerà a colpire Hamas e le sue strutture, sottolinea il ministro della difesa di Tel Aviv, Moshe Yalon. Infine il cellulare di Mohammed, il sedicenne palestinese bruciato vivo, è stato trovato nell'abitazione di uno dei tre presunti assassini, ultranazionalisti ebrei dai 16 ai 30 anni di età. I tre avrebbero ammesso di aver voluto vendicare così l'uccisione dei tre studenti ebrei in Cisgiordania. Torniamo in Italia e cambiamo argomento. 31 mesi dopo il naufragio, la Costa Concordia, rimasta incagliata sulle coste del Giglio, è tornata a galleggiare. Il via alle operazioni questa mattina all'alba. Federico Plotti. Dopo la pioggia di ieri all'isola del Giglio, questa mattina il cielo era sereno, niente vento e mare calmo, le condizioni ideali per cominciare le operazioni di rigalleggiamento della Costa Concordia. Dopo più di 2 anni dal drammatico naufragio che costò la vita a 32 persone, la nave dunque è tornata a galleggiare da sola. Si è staccata dal fondo artificiale su cui poggiava grazie allo svuotamento dei cassoni che la sostenevano. La nave lentamente, come vediamo in queste immagini accelerate, è riemersa di circa 2 metri ed è stata spostata di circa 30 verso est, dunque in direzione del mare aperto. La cosa più confortante non è tanto il galleggiamento, ma è come galleggia, cioè galleggia in maniera uniforme, la nave non ha subito flessioni, non ha subito torsioni, quindi si conferma questa robustezza della struttura e questo, guardate, è molto importante anche nella prospettiva del trasferimento. Eh sì, perché ogni fase, ogni operazione, ogni manovra per riportare la nave a galleggiare da sola è stata pensata e studiata esclusivamente per trasferirla con dei rimorchiatori al porto di Genova, dove poi verrà smantellata. Sabato, al massimo lunedì prossimo, dovrebbe essere il grande giorno per tutti i gigliesi, ma non solo, il giorno in cui gli abitanti dell'isola torneranno a guardare il mare senza l'ingombro di quel colosso. E dopo che la Concordia avrà lasciato per sempre le coste del Giglio, bisognerà pensare a quel mare, a quel fondale che ha ospitato il suo relitto per più di 2 anni. Una priorità anche per il ministro dell'Ambiente Galletti. Questo è uno degli elementi chiave di tutta l'operazione. L'operazione noi la considereremo terminata solo ed esclusivamente nel momento in cui restituiremo il fondale del Giglio nella stessa esatta condizione in cui era prima. Lo restituiremo ai gigliesi e lo restituiremo a tutta l'Italia. Fino ad allora l'operazione non è conclusa.
Approda a Palazzo Madama la riforma del Senato, uno dei grandi obiettivi del governo, ma bisogna fare i conti con i malumori all'interno di ogni partito. Il punto di Augusto Cantelli. Presto e bene non vanno insieme. L'antica saggezza di un proverbio non scuote la determinazione del premier Renzi, costretto ad andare piuttosto di fretta. L'accelerazione imposta al cammino delle riforme appare infatti quanto mai vitale per le sorti di governo e legislatura. I segnali che giungono sullo stato di salute del paese non sono confortanti. L'unica via d'uscita per l'esecutivo è fare riforme e subito, a cominciare da quelle istituzionali. Oggi la partita per la revisione del Senato si è spostata in aula, ma non sarà una passeggiata. Partiti divisi al loro interno e minacce di ostruzionismo rendono il percorso quanto mai accidentato. Il testo uscito dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato potrebbe infatti subire modifiche. Se sull'abolizione dell'indennità e sulla fine del bicameralismo perfetto non ci dovrebbero essere sorprese, sarà battaglia invece sull'elezione indiretta dei futuri senatori, mentre viene rilanciata anche l'ipotesi del taglio del numero dei deputati. Una proposta che ragionevolmente mi sentirei di fare è quella di una riduzione del numero dei deputati ad almeno 500. I grillini invece annunciano battaglia. Se una Camera deve esistere a suffragio universale, deve essere eletta dai cittadini e non può essere nominata dai partiti. Ma i pentastellati sembrano concentrarsi soprattutto sulla legge elettorale. In settimana potrebbe esserci il secondo vertice con il Partito Democratico. Obiettivo del Movimento 5 Stelle è l'introduzione delle preferenze non previste nell'Italicum, la legge elettorale pensata da Renzi e Berlusconi. A favore delle preferenze si schiera con forza anche il nuovo centrodestra di Alfano. Induzione indebita, dare o promettere utilità. Questa l'accusa rivolta dalla procura di Busto Arsizio al governatore della Lombardia, Roberto Maroni, nei cui confronti è stato messo oggi un avviso di garanzia. Secondo quanto si apprende, nel mirino dei magistrati sarebbero due contratti di collaborazione a tempo determinato stipulati, sostengono fonti vicine allo stesso Maroni, non dalla regione ma direttamente dalle due società interessate, Expo e Eopolis. Tensione a Castel Volturno, in provincia di Caserta, per le proteste di un gruppo di migranti nigeriani che sono scesi in strada dopo il ferimento di due loro connazionali da parte di un italiano. La cronaca di questa guerra fra poveri e il commento del parroco che si occupa dei migranti. Tensione alle stelle tra migranti italiani a Castel Volturno, comune in provincia di Caserta, un popoloso centro di 70 km quadrati nel quale convivono 25.000 residenti e circa 15.000 immigrati, la maggior parte dei quali clandestini, in un clima difficile provocato da disagio sociale, crisi economica e mancanza di lavoro. Ieri sera una lite è degenerata in sparatoria con il ferimento di due migranti ricoverati in non gravi condizioni al fermo di un uomo la cui abitazione è stata successivamente presa d'assalto con bottiglie incendiarie da un gruppo di extracomunitari. Stamattina nuove tensioni con blocchi stradali, accuse reciproche, esasperazione per le condizioni ambientali in cui sono costrette a convivere etnie diverse, con esigenze e culture diverse in una sorta di ghetto in cui la legalità è una chimera e dove proliferano l'occupazione abusiva delle case, i furti, la prostituzione e lo spaccio di droga. Gli immigrati a loro volta lamentano le condizioni di degrado in cui sono costretti a vivere, alle prese con razzismo più o meno strisciante, e i tentativi di mediazione da parte di tutti, come la Caritas o le istituzioni, sembrano vani. Le ragioni sono molto profonde. Forse guardando un po' la storia, e che forse dobbiamo riflettere un po' di più cosa porta questi nostri fratelli a lasciare il paese e venire qui, le speranze che si portano nel cuore, ma anche le pressioni sociali, che, perché portandosi le pressioni della loro gente, per esempio, vengono qui perché devono poi aiutare le loro famiglie. Quindi anche loro vengono visti come dei mezzi salvatori. La realtà è che quando arrivano non è quello che speravano o pensavano di trovare. E questo crea tensione. Non è più il loro ambiente sociale, comunitario, che è tipico africano, e quindi crea delle tensioni molto forti. La gente locale certamente ha già le sue difficoltà. E lo sappiamo bene tutti, la crisi che coinvolge un po' tutti gli ambiti sociali, e queste tensioni si vengono a scontrare.
Il cammino che stiamo cercando di fare è quello di creare dei percorsi a livello umano, religioso, dei punti di incontro. Poco più di 972 euro per famiglia, per una famiglia di due persone, e questa sarebbe, questa secondo l'Istat, la soglia di povertà relativa, una condizione praticamente in cui vive oltre il 16% della popolazione italiana, ma il dato più preoccupante è quello sulla povertà assoluta. Sentiamo. Prendete 10 italiani, in media uno di loro è povero. Lo certifica oggi l'Istat, confermando quanto diffuso la scorsa settimana dalla Caritas. Povertà assoluta per il 9,9% della popolazione, pari a poco più di 6 milioni di persone. Ma chi sono i poveri del nostro paese? L'incidenza cresce dove il capofamiglia possiede un titolo di studio medio-basso, è di categoria operaia o in cerca di occupazione. Aumenta tra le coppie di anziani, anche quando restano con i figli. Peggiora la condizione delle famiglie numerose, ma anche delle coppie con due figli, specialmente se minori. Questo il quadro della povertà cosiddetta assoluta, quella di coloro che non sono in grado di mantenere uno standard di vita considerato minimamente accettabile. La soglia varia per composizione familiare e area geografica. Un livello ben preciso ce l'ha invece la povertà detta relativa. Nel caso di una famiglia di due persone è pari alla spesa media mensile per individuo. In parole povere, quando due persone vivono insieme potendo spendere come se fosse una soltanto. Per l'anno passato questa soglia era pari a 972 euro. Sotto questo livello, oltre ai 6 milioni di poveri assoluti, ce ne sono altri 4, superando i 10 milioni di italiani. In questo quadro nefasto c'è comunque chi se l'è cavata meglio degli altri. Il Sole 24 Ore disegna oggi una mappa dell'Italia in crisi, dove sono le province di Pisa, Mantova, Modena, Bolzano e ancor di più Vicenza ad aver retto meglio il colpo. Al contrario, a soffrire di più sono state Nuoro, Cosenza, Novara, Latina e più di ogni altra Viterbo. E come avete appena sentito, Viterbo è la città, la provincia italiana più penalizzata dalla crisi in questi ultimi anni. Nicola Ferrante è andato a sentire cosa stanno facendo i viterbesi per cambiare le cose. Casa, automobili, redditi personali e ancora il tasso di disoccupazione. Secondo la classifica che oggi il Sole 24 Ore mette in prima pagina, è Viterbo la città dove la crisi si è sentita di più. Siamo venuti in Corso Italia, dove ci sono i negozi, per capirne di più e chiedere se davvero è così. Vediamo. Ma di più non credo, si sente sicuramente la crisi perché in Italia c'è la crisi, quindi Viterbo è arrivata secondo me anche un po' dopo rispetto alle altre grandi città, perché è una piccola città ma si sente comunque la crisi, la differenza si sente anche in questo caso nei saldi. Beh, Viterbo senz'altro ne ha risentito, ma non in maniera particolare rispetto al resto d'Italia, insomma. Credo che tutta Italia abbia una condizione, diciamo così, in equilibrio, in uno strano equilibrio, ma senza prospettive. Certamente il dato della disoccupazione, che è intorno al 15,5-16%, è evidente che è un segnale forte ed è un segnale, l'unico distretto industriale che abbiamo nel Viterbese della ceramica, che tra l'altro questa tipologia è l'unica anche nel Lazio, nel quale noi abbiamo chiesto più attenzione alla regione e anche al governo centrale. Sono state tanti progetti, promesse fatte in tempi, anni indietro, che non sono state mai mantenute. Confermo, io sono un commerciante del corso e confermo che la crisi è molto accentuata praticamente. Cioè negli ultimi anni realmente avete notato? Sì, cioè, tutta l'Italia è in crisi, ma io penso che Viterbo sia in particolar modo. Ma che lavori si fanno qui? Niente. Cioè non si fa niente. E in momenti difficili, come quello che sta vivendo il nostro paese, anche un'app ed uno smartphone possono essere di aiuto, soprattutto se l'app si chiama Bring the Food e porta il cibo. Sentiamo. Ogni giorno nel nostro paese 6 milioni di persone non sanno cosa mettere in tavola e ogni giorno si buttano via 13.000 quintali di pane. Ora, grazie ad un'applicazione digitale chiamata Breading e ideata da una decina di giovani di Bergamo e Milano, i panificatori potranno comunicare a fine giornata se e quanto pane è rimasto invenduto, pane che i volontari degli organismi no profit potranno ritirare e ridistribuire a chi ha bisogno. Il panettiere dovrà semplicemente o scaricarsi l'applicazione se ha uno smartphone,
oppure vogliamo fare qualcosa di molto 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 semplice, cioè dare la possibilità al panettiere di mandare un semplice SMS al nostro server e poi sarà il server che manderà tutte le informazioni poi alle associazioni che stanno nel circondario tramite geolocalizzazione. Il progetto, che ha vinto il concorso nazionale Startup Live e che è ora in fase di sperimentazione, può essere facilmente esteso, una volta adeguatamente testato, anche ad altri generi alimentari, coinvolgendo negozi e supermercati, mense, ristoranti e bar, e recuperando tonnellate di cibo altrimenti buttato. Le associazioni di volontariato guardano con interesse all'idea, che potrebbe trovare un'importante vetrina in occasione del prossimo Expo. Non siamo noi che guadagniamo da questo, Breading è no profit, quello che viene da Breading è tutto per le 6 milioni di persone che solo in Italia non riescono ad arrivare alla sera. Io mi immagino cosa potrebbe fare Breading a livello mondiale. Incassato il sì di quasi tutti i sindacati, escluse la CGIL sugli esuberi, prosegue la complessa operazione di ingresso di Etihad nel capitale di Alitalia. Oggi incontro dei vertici dell'azienda con le banche creditrici. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta definitiva da Abu Dhabi. E nelle trattative Alitalia è entrato il nuovo contratto di ricollocazione, uno strumento mai utilizzato in precedenza, previsto dalla scorsa legge di stabilità. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Giorgio Schiavoni. Sono quasi 1000 i dipendenti all'Italia che andranno in mobilità con l'80% dello stipendio e dovrebbero essere ricollocati, usando una nuova fattispecie prevista dalla scorsa legge di stabilità e per cui sono stati stanziati 15 milioni di euro. La ricollocazione, questo è il termine tecnico, prevede che al lavoratore senza impiego venga corrisposto un assegno in percentuale dello stipendio, ma in cambio questi dovrà impegnarsi seriamente a trovare un lavoro e riqualificarsi con corsi di formazione, altrimenti perderà il diritto al sussidio. A controllare quando il lavoratore viene meno ai suoi obblighi sarà un tutor che lavora per un'agenzia dell'impiego accreditata dalla regione. La stessa agenzia ha tutto l'interesse a trovare un lavoro ai suoi assistiti perché il suo compenso è legato al successo che avrà nel risistemarli. Introdotta da meno di un anno, la legge sulla ricollocazione non è mai stata applicata. Alitalia sarebbe il primo banco di prova. Benché approvata dal governo Letta, la legge rispecchia in pieno la filosofia di Renzi e Poletti, il ministro del welfare, i quali non vogliono più misure passive, ti do i soldi e poi ti arrangi, ma pretendono che chi riceve il sussidio faccia il massimo per meritarselo e mostri che intende davvero trovarsi un altro impiego. Un approccio attivo, insomma, nessuno è abbandonato a se stesso, ma chi prende soldi pubblici ha anche dei doveri. Facciamo il punto ora su quanto gli italiani spendono per i farmaci, perché secondo un rapporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco emerge che nel 2013 se ne sono andati ben 26 miliardi di euro, per una media di almeno un farmaco al giorno per ogni italiano. Daniele Bungaro. Gli italiani consumano più farmaci, ma restano comunque sotto la media europea. Nel 2013, evidenzia il rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ogni italiano ha assunto 1,7 dosi di farmaci al giorno. I medicinali per il sistema cardiovascolare si confermano i più utilizzati, seguiti da quelli per l'apparato gastrointestinale e il metabolismo, un gradino più sotto i farmaci per sangue e apparato respiratorio. Le donne assumono più farmaci degli uomini, perché vanno più dal medico e si curano di più, ma dopo i 65 anni gli uomini si mettono in pari, tornando a consumare medicine quanto le donne. Nel 2030, secondo alcuni studi internazionali, sarà la depressione dopo le malattie cardiovascolari la patologia in cima alla spesa farmaceutica. Oggi colpisce 7,5 milioni di italiani e solo il 34% assume antidepressivi. Nel 2013 la spesa farmaceutica totale pubblica e privata è stata di 26 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2012. In media, per ogni cittadino italiano la spesa è stata di 436 euro. Cresce l'uso di antibiotici e l'AIFA lancia un appello. Usarne meno possibile è soltanto quando è necessario, è sempre soltanto sotto il controllo del medico. Anche l'uso degli antibiotici fai da te è particolarmente pericoloso e vediamo che per esempio delle scatole che sono rimaste e uno le utilizza e questo è molto negativo, siamo preoccupati di questo. Nei prossimi anni ci saranno invece significative novità sul fronte delle cure antitumorali. I nuovi farmaci per i tumori, quelli più importanti, saranno farmaci di immunoterapia del tumore e saranno farmaci che useranno delle strategie diverse da quella a cui siamo abituati.
Cambiamo argomento. Dopo la tempesta giudiziaria che li ha travolti, rispunta il sereno sui Camigliani. Sono terminate oggi le celebrazioni per il quarto centenario della morte di San Camillo dell'Ellis e l'ordine già lancia nuove iniziative con il nuovo padre generale arrivato dall'America Latina, Leo Sirpessini. Sentiamo Luigi Ferraiuolo. Ripartono dalle tante opere di carità realizzate in giro per il mondo i Camigliani, dal policlinico in Brasile al grande ospedale aperto a tutti a Taiwan, frequentato più da buddisti che da cattolici. In particolare la prima iniziativa pastorale dei figli di San Camillo è la Task Force Antidisastri, che interviene nei paesi dove si verificano emergenze, da terremoti a uragani a cicloni. Abbiamo un'equipe che anima, che educa per salvare vita, per educare le persone a non essere vittime di questi disastri. E già abbiamo prestato servizi in Indonesia alcuni anni fa, Cile, Perù. L'obiettivo del nuovo padre generale venuto dal Brasile è quello di rivitalizzare l'ordine e rilanciare il carisma di accompagnare nella sofferenza i malati. Ancor di più oggi, dopo l'arresto nei mesi scorsi del precedente superiore generale, padre Renato Salvatore, ora in libertà in attesa di giudizio, truffato dal commercialista di fiducia Paolo Oliverio, che lo coinvolse anche nel rapimento di due confratelli. I fatti che hanno successo con il mio predecessore ha colpito più i nostri confratelli d'Italia. Non è stata la crisi dell'ordine, questo affermo con molta chiarezza. Crisi del governo generale, ma non dell'ordine camigliano, di una persona, diciamo così, senza culpabilizzare, responsabilizzare, che ha tutto il nostro rispetto. Intanto nella famiglia camigliana è entrato a far parte anche un vescovo, Monsignor Prosper Contiebo, presule di Tenkodogo in Burkina Faso. E grande attesa ieri anche in Vaticano per la prima finale dei mondiali con due papi su fronti opposti tra ironie del web e fair play. Ma infine Francesco e Benedetto hanno visto o no la partita fra Argentina e Germania, quesito a cui dà risposte il servizio di Paolo Fucili. Altro che guardie svizzere impegnate a dividerli come polizia e carabinieri allo stadio, anzi persino al Maracanà tra tedeschi e argentini tutto è filato liscio. Davanti poi alla TV c'erano miliardi di telespettatori, ma non, è la notizia, i due più attesi. Qualche loro connazionale, chissà, magari sperava pure in speciali preghiere dell'uno o dell'altro. Mistero svelato finalmente oggi a Radio Vaticana dal segretario particolare del Papa Emerito, nonché prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Gainswein. Moderata soddisfazione al monastero residenza di Benedetto, anche se lui già al fischio d'inizio era andato a dormire. L'ho invitato a guardare la partita, però lui ha ringraziato ma ha preferito di dormire. Certamente la mattina o stamattina l'ho informato, ma visto anche la mia faccia, già capito, la faccia era già il messaggio chiaro. Francesco non pervenuto, anche lui è abituato peraltro a coricarsi prestissimo e si era pure impegnato coi brasiliani ospitanti ad una superiore neutralità. Tanto da non vedere, pare, neppure una partita, così si è almeno risparmiato gli sfottò degli avversari, toccati invece al povero nuovo segretario papale. Ho fatto le mie sentite condoglienze al suo segretario, Don Fabian, e lui mi ha risposto in modo molto secco, chiaro, ma convincente. Ironia, insomma, e molto fair play, racconterà la storia del primo derby mondiale dei papi. Anche se molte cose erano espresse in modo scherzoso, qualche volta in modo ironico, però in fin dei conti era simpatico, sincero e devo dire questa possibilità ha fatto capire che c'è una bella intesa fra i due papi. Allora questo è il TG e noi siamo al nostro posto, cioè l'approfondimento che segue il TG. Allora, mentre si sono spenti i riflettori, come abbiamo visto, sul calcio, sul mondiale di calcio, restano però accesi quelli sulla realtà carioca, perché nella società brasiliana ci sono ancora troppe ferite aperte, tante miserie che i governi locali sembrano non vedere, ma ci sono anche dei missionari che invece prendono a cuore la situazione di queste persone e le aiutano a riscattarsi. E tra questi un missionario italiano impegnato proprio nel recupero di ragazzi di strada. La sua storia allora nel reportage da San Paolo del nostro inviato Maurizio Dischino. Grazie allora per averci seguito, rimanete con noi.